l'atto e l'azione, anche l'eros e il porno. Così le faccio un regalo. L'eros implica, e Bataille c'era caduto a pieno, perché era un catto comunista anche lui, e al di là di ogni maladorante metafisica della spessiante presenza di un Dio che non sia la teologia negativa, ben inteso, la sola sia interessante, l'altra, quella greca soprattutto, la scelta patristica, ma quella dogmatica anche non ci interessa. Dicevo, stando alla carne, pensando a Francis Bacon, a Ender, mi è venuto in mente poi ancora la carne. Dunque, Bataille dicevo è caduto nell'eros, nell'erotismo, ma l'erotismo è un'eccedenza, è un dar di fuori sempre, è un dimenarsi, romantico o meno che sia. Non capita sempre di leggere Cime tempestose, no. Magari. Ma del Dio, che si pone davanti a un oggetto. Questo è l'oggetto, ecco. Costanzo è l'oggetto dei miei sregolati desideri, in quanto io, di questo medesimo, di quest'io. E qui siamo nell'eros. Se voi... mi contraccambia, se il plagio funziona, direbbe Stendhal, se si verificano le varie cristallizzazioni, numero 1, 2, 3, eccetera, ma sono in realtà infinite. Ecco, Schopenhauer dice invece che quando sentite un innamorato che sta così a sospirare, non sta sospirando, quello è il sospiro della specie, è il gemito della specie, è il mettere su famiglia. Ci sono altri morti che vogliono nascere, che vogliono rinascere, come l'erba che spunta, mi dà sempre un grande fastidio, la primavera, proprio questi ritorni sempre dell'eterno, questo non rassegnarsi a restare inorganici, mi spiego. Quindi allora se noi ci dimeniamo, io e Costanzo, nell'eros, non ne usciamo. No. Da questo impazzimento. Scusami, ti prendo oggetto. E allora l'oggetto davvero in questo caso sarebbe l'oggetto del mio desiderio, cioè Maurizio Costanzo. Ecco, il soggetto CB in questo caso non è altro che l'oggetto squalificato, ha detto benissimo un non più pensatore, Deo Gratias. Questo si svende sul mercatino delle pulci dell'erotismo. Il porno, lo oscene A da alfa privativo, o attene fuori dalla scena, tutto quanto non è di scena, ecco, non si pone più, non pone più un soggetto davanti a un oggetto, va bene? Ma nell'abbandono totale del contemplarsi, del riguardarsi anche in atteggiamenti, si chiamano osceni, appunto, perché non siamo più in casa come Teresa d'Avila, come San Juan de la Cruz, come Ruysbroek, come i grandi mistici, con la testa. Non siamo più in noi, non siamo più soggetto, io e Maurizio Costanzo, ma il soggetto diventa un tutt'uno, torna a fondersi col suo oggetto, non lo vuole più conoscere, si misconosce, si auto-misconosce nella fusione col suo, non più suo, oggetto. Questo è il porno, questo abbandono. Questo è Franz Kafka. Ma scriverò io forse qualcosa, o anzi dirò io, in un'altra ancora mia eternità, qualcosa su Franz Kafka, che va giustamente sottratto sacrosantamente all'eros, restituito a quello che è l'unico, il vertice del porno, da Adamo a voi.